Potente, pa ragazzi, qua Oaxello, Jimmy Gad, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi il mio nuovo video che sarà un nuovo squad builder costituito dai giocatori a cui è stato aumentato il rating proprio ieri, perché infatti il 14 febbraio del 2014 la EA, o meglio FIFA Ultimate Team, ha rilasciato gli upgrade. In che senso? Sono quei giocatori a cui è stato aumentato il rating perché appunto stanno disputando una stagione abbastanza tattica, se non stratosferica. Quindi io ho detto: ragazzi, bisogna fare uno squad builder costituito da questi giocatori, ed eccolo qua. Innanzitutto, prima di iniziare, mi volevo scusare perché se mi state sentendo con una voce un po' nasale e un po' una zucchero è perché ho ancora raffreddore. Ormai mi sto fondendo io col raffreddore, quindi questa è una cosa un po' poco tattica. E secondariamente, se volete acquistare crediti di FIFA Ultimate Team, passate da FIFA Coins Test, sito affidabile e molto veloce. Il link lo trovate in descrizione. Comunque partiamo subito, ragazzi. Allora, questa qua non sarà proprio una ibrida, perché infatti sarà costituita da due lighe, o meglio due serie, come chiamatele come volete, la Bundesliga e la Barclays Premier League. Questo perché? Perché ho deciso di utilizzare giocatori upgradati appunto di queste due lighe, ecco. Allora, in porto utilizzo Neuer, non ho niente da dire di Neuer, fortissimo e bla bla bla, ormai c'è in quasi ogni mio squad builder. Poi Dante, anche per lui la stessa cosa. Ed ecco qua il primo giocatore di questa mia squadra che ha avuto un upgrade, di cui è stato aumentato il rating. Infatti sto parlando di Boateng, che dalla sua versione 81 è passato a versione 83. L'ho pagato 13.750 crediti. Perché l'ho pagato così tanto? Perché ci sono ancora poche carte di questo tipo di giocatore sul mercato, e quindi ovviamente il suo prezzo è molto alto. Io cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di aspettare qualche giorno, se non addirittura qualche settimana. Comunque ragazzi, Boateng mi è piaciuto di più della sua versione 81. Ebbene sì, secondo me, non dico che li valga tutti quei crediti, ma ne potrebbe valere anche 9.000. Mi è piaciuto veramente tanto e sono felicissimo. Infatti io dopo questo video li andrò a vendere, poi li ricomprerò magari in un futuro. Però sono veramente contento, perché secondo me innanzitutto questo giocatore era da fargli un upgrade, perché sta disputando veramente un'ottima stagione. E poi sono veramente contento perché, come sapete, io questa difesa la uso straspesso, e sono veramente appunto felice di poter usufruire di un difensore così forte. E pensate che mi è piaciuto così tanto e non sta nemmeno utilizzando una cambia di style, quindi è una cosa abbastanza ambigua. Poi ragazzi, passiamo subito all'altra serie, alla Barclays Premier League, e partiamo. Allora, in difesa, ragazzi, ho scelto di utilizzare Koscielny, upgradato da 81 a 83, anche lui. Mi è piaciuto un sacco. L'ho pagato forse un po' troppo per quel che mi ha dimostrato di valere. Infatti l'ho pagato 18.750. Ma ragazzi, non mi sarei mai aspettato un giocatore così forte. Mi è veramente piaciuto e sono molto contento che abbiano upgradato questo giocatore, perché un francese nella Barclays Premier League dà la possibilità di fare molte ibride. Infatti possiamo utilizzare Paul Pogbeng, che anche lui è stato aumentato, gli è stato aumentato il rating, come anche Matuidi. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Sono anche felice per questo giocatore. L'unica cosa, vi consiglio magari di aspettare un po' a comprarlo, perché 18.750 crediti non so se li valga tutti. Però veramente mi è piaciuto, sono veramente felice. Passiamo ai centrocampisti difensivi. Allora, da una parte utilizzo Sandro, qui Sandro normalissimo giocatore, c'era già. E poi Ramsey ragazzi, mi ha strastupito. Credo che sia l'unico giocatore, o meglio il giocatore di questa squadra che più mi ha stupito in senso positivo, perché ci sarà anche un giocatore che mi ha stupito moltissimo ma in senso negativo. Comunque l'ho pagato solamente 2.800 crediti e per me li stravale tutti. Due partite, un assist e un gol. Ma ragazzi, innanzitutto ha dei work rates fantastici, infatti alto, ma secondariamente, cioè, si trova al momento giusto, nel posto giusto. Non si può spiegare a parole, ma veramente io ve lo consiglio di provare. Provatelo e poi fatemi sapere, perché secondo me i crediti li vale stra tutti. Passiamo agli esterni. Allora, da una parte utilizzo Podolski. Ragazzi, ho utilizzato Podolski per l'intesa, però devo dire che se volete magari cambiare, non usare sempre il solito Hazard, come anche il solito Sterling, Podolski è un'ottima alternativa. Non me lo aspettavo così forte, quindi sono anche abbastanza contento di aver trovato questo giocatore. Passiamo invece all'esterno. Esterno destro, ragazzi, esterno destro è appunto un giocatore che è stato aumentato il rating. Sto parlando infatti di Townsend è passato da essere valutato 72 a 74. L'ho pagato 82.500 crediti. E ragazzi, secondo me questo giocatore non vale i crediti che appunto ho dovuto sganciare per pagarlo, perché infatti ragazzi, sono rimasto stupito per la sua finalizzazione. Non riesce a fare un gol, è una cosa veramente tremenda. Prima, in una delle partite in cui l'ho utilizzato appunto per proporvi dei gol, cioè era da solo davanti al portiere, ma neanche il portiere, perché il portiere era da tutt'altra parte della porta.
E ha sbagliato, veramente è successa una cosa scandalosa. Quindi, ragazzi, secondo me non vale quei crediti. Magari se costasse sui 20.000 crediti, io vi direi. Sì, ciao. Se costasse 20.000 crediti, vi consiglierei di prenderlo. Perché magari è uno di quei giocatori che si possono utilizzare per partecipare ai tornei in cui i requisiti per entrare di accesso sono appunto che dovete avere una squadra tutta d'argento. Perché secondo me è un argento abbastanza forte, perché i suoi workers, che a me piacciono un sacco, che sono alto normale, gli permettono di utilizzare la sua velocità per poi andare o a concretizzare facendo gol oppure mettere, oppure andare a far cross. Solamente l'unica pecca che ho già detto è la sua finalizzazione. A me non è proprio piaciuta per niente. Passiamo invece al reparto offensivo della squadra. Allora, come COC potete utilizzare, se volete, un giocatore che gli è stato aumentato il rating, tranquillamente Barclays, quello dell'Everton, che addirittura è passato dalla sua versione argento alla sua versione oro. Ora costava 5.000 crediti, però ho detto, come COC sinceramente io preferisco De Bruyne, o De Bruyne, chiamatele come volete, anche se in un passato ho provato anche Barclays nella sua versione argento e mi era piaciuto abbastanza, quindi fate voi, ecco. E vabbè, di De Bruyne non c'è niente da dire, fortissimo, buggatissimo, è un grande. Passiamo invece all'attacco, che è il reparto più importante di questa squadra e che vi scandalizzerà al massimo, proprio ve lo posso assicurare. Infatti, come attaccante utilizzo Sturridge, che da 80 è passato a 82, e Benteke, che da 79 è passato a 81. E ragazzi, vi sto per sfatare un mito: per me non valgono i crediti che li ho pagati. Infatti Sturridge l'ho pagato 33.250 in 3 partite, mi ha fatto 2 gol, ma ragazzi non mi è piaciuto assolutamente. Non ha niente a che vedere con la sua versione 80 e non ha niente a che vedere con lo Sturridge buggato che noi conosciamo e oppure che conoscevamo. Infatti ragazzi, cioè, è proprio cambiato. Noi sappiamo che ci sono dei giocatori che su carta fanno schifo ma che in realtà sono strabuggati, e Sturridge non è più uno di questi. Adesso non dico che rispetti le sue statistiche, ma forse anche un po' di meno, perché il 90 di velocità non si sente più. E il tiro, ragazzi, fa veramente schifo. A me, cioè, mi ha fatto un gol stupendo, ma era proprio un caso a parte, perché quando si trovava davanti al portiere continuava a sbagliare. A me sta cosa ha dato strafastidio, perché io mi aspettavo un giocatore buggato ancora più buggato, e quindi, cioè, sono rimasto malissimo. Invece adesso parliamo di Benteke, che ho pagato la bellezza di 19.650 crediti. Li vale? Non li vale assolutissimamente, perché secondo me non cambia niente dalla sua versione da 79. Questo può essere inteso come un punto di vista positivo, ma come anche un punto di vista negativo, perché positivo è sempre il solito Benteke buggato, negativo costa il triplo, anche di più del triplo. Quindi, se secondo me, se dovete scegliere tra una sua versione 81-79, prendete la 79, perché non cambia niente dall'81. Comunque, queste qua sono opinioni personali, magari per a voi possa sembrare diverso, e fatemi sapere se appunto provate questi giocatori e avete diverse sensazioni o opinioni, se possiamo così definirle, che appunto così magari ci mettiamo anche un po' a confronto. Comunque ragazzi, adesso sullo sfondo magari vi starò facendo vedere dei gol oppure altri giocatori che sono stati aumentati di rating. Un esempio è Suarez, che da 86 è passato a 88, oppure Benatia da 82 a 84. E ragazzi, piccola curiosità, le versioni in forma di tutti questi giocatori che sono stati aumentati sono aumentate automaticamente. Quindi, se mettiamo caso, avevate un Benatia second if valutato 84, adesso magicamente si è trasformato in un Benatia second if da 86. Questa qua mi sembra una cosa abbastanza tattica. E ragazzi, vi dico un attimo una cosa strambigua che io ho fatto 2 giorni fa. Questi upgrade sono usciti ieri, e io l'altro ieri ovviamente cosa ho fatto? Ho venduto Griezmann second if e Benatia second if. E cosa è successo ieri? Hanno aumentato di rating sia Benatia che Griezmann. Quindi ci potevo guadagnare il triplo, forse, se li avessi tenuti. Ci avrei potuto guadagnare il triplo se li avessi tenuti un giorno in più. E quindi è una cosa abbastanza poco tattica. Comunque, come faccio ad avere tutte queste informazioni? Semplice, c'è un documento che ha rilasciato la EA in cui diciamo fa vedere tutti i giocatori che sono stati aumentati di overall. Se non sbaglio, quello che più è stato aumentato è Jan Oblak, che del Manchester United, che da 61 è passato a 73, quindi un più 12. Ma secondo me, ragazzi, Jan Oblak è stra sopravvalutato. Però vabbè, ecco, anche queste sono opinioni personali. Comunque vi lascerò in descrizione questo documento, e secondo me vi volevo dire che per me ne usciranno altri di upgrade, perché mi sembra impossibile che non abbiano upgradato Gervinho. Cioè,
magari poi non usciranno più e io mi sto fallando alla grande, ma secondo me è impossibile che non upgradino giocatori come Gervinho. Però questo è tutto da vedere. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di essere stato più chiaro possibile, mi scuso se ho detto cose abbastanza poco tattiche, ma innanzitutto è mattino e mi sono svegliato, non dico da poco, però da un po', e secondariamente perché ho ancora raffreddore, quindi è una cosa abbastanza poco tattica. Quindi ragazzi, vi inviterei a lasciare gentilmente un mi piace, commentate e vediamo se arriviamo a 1500 mi piace. E ragazzi, se arriviamo a 1500 mi piace, o anzi, se arriviamo a 1000 mi piace entro oggi pomeriggio, quindi verso le 6, oggi vi caricherò un altro video che vi avevo promesso ieri sulla pagina Facebook, quindi è una cosa abbastanza tattica. E quindi detto questo ragazzi, io vi saluto e vi dico potente, a palla, ci si entra al prossimo video, bolla!